Luciano Galimberti, BGPU Studio, architetto ma anche presidente ADI, poi accennerai. Di che cosa si occupa in particolare il tuo studio, brevemente? Beh, è uno studio a 360 gradi che nel tempo ha cambiato molto la struttura. Noi siamo passati da uno studio artigiano convenzionale come tutti gli studi di architettura per poi passare alla dicitura progettazione, quindi più allargato, occuparci di design, per poi passare appunto a 360 gradi alla comunicazione, ai servizi, e quindi è uno studio molto articolato. Il progetto che porti oggi, che prevede anche, come dire, delle soluzioni su misura e anche un po' di utilizzo della nostra materia principe, il legno. È un progetto internazionale che sto facendo a Baku in Azerbaigian. È un progetto estremamente strategico per l'Azerbaigian, che si candida a trasformare Baku in un centro per la salute per tutta quell'area. È una vera e propria cittadella della salute, con un focus attorno a un edificio che è un ospedale sostanzialmente, ma non un ospedale isolato per una serie di motivi. Il primo, perché abbiamo interpretato il momento di rapporto con l'ospedale in maniera complessiva, quindi avere uno spazio per l'albergo, per i familiari che vengono, ma non solo. L'Azerbaigian deve far crescere tutta la parte diciamo medica, e quindi accoglie dall'estero specialisti. Per far questo abbiamo dovuto costruire una struttura adeguata all'accoglienza, che non sia semplicemente le residenze per i medici che vengono dall'estero, ma anche tutto un apparato scientifico che accolga convegni, congressi, istituto di ricerca, dove sperimentare appunto le pratiche mediche. È un rapporto molto particolare. Tutto l'ospedale parte dal presupposto che si possano vedere i malati quello che succede nell'area. L'area è abbastanza grande, perché sono circa 7 ettari di intervento, in quella che era chiamata Black City, perché era la parte di trasformazione petrolifera che c'era in Azerbaigian, e nel processo che stanno sviluppando adesso ho trovato particolarmente interessante questo cambio da città nera a città per la salute. Invece siamo a 200 metri dal Mar Caspio, a posizione centralissima, in quella che è la capitale dell'Azerbaigian. Altro che cambio di destinazione d'uso. Per un progetto del genere sicuramente anche tante soluzioni studiate, diciamo così, prima, no? Prefabbricate, si diceva una volta, ma immagino che vada un po' studiato tutto, anche la certificazione dei materiali, l'utilizzo di alcune situazioni particolari. Come dicevi giustamente, non c'è solo l'operatività del centro medico, ma c'è anche l'accoglienza per chi sta dentro, ma anche occasionale. Tanto è un progetto che dal nostro punto di vista è estremamente strategico, perché noi siamo stati chiamati perché rappresentanti di un certo tipo di Made in Italy, dove non solo ci occuperemo delle forme, ma anche appunto delle relazioni tra tutti gli spazi in questo master plan, che dall'anno prossimo diventerà invece progetto esecutivo. Quindi partiamo dalle soluzioni urbanistiche, le soluzioni tecniche scelte per i vari edifici, quindi prefabbricazione, la strategia energetica che sta dietro a tutto l'insieme di questi edifici, e poi la parte formale più di racconto tailor made, legata appunto alle scelte più narrative, diciamo, del progetto. Senti, mi piacerebbe fare un cenno in chiusura di questa breve chiacchierata al grande polo del Museo Compasso d'Oro e di tutto quello che rappresenta il lavoro di questi anni, no? Con l'ADI, l'Associazione di Disegno Industriale. Ma è una grande sfida, sono 70 anni che la nostra associazione sviluppa un premio che è il Compasso d'Oro, che è un premio istituzionale e che ha avuto il grande merito di raccogliere in questi 70 anni di storia circa 2300 pezzi. È la prima collezione vincolata dal Ministero per i Beni Culturali, riconosciuta quindi come patrimonio nazionale, e finalmente dopo 70 anni, grazie al contributo del Comune di Milano, della Regione e del Ministero, avremo una sede permanente. Sarà il polo espositivo sul design più importante d'Europa. Sono complessivamente 5.000 metri quadri, di cui 3.000 dedicate all'esposizione. Un'esposizione dedicata all'esperienza del design, un museo che farà più domande che risposte, quindi sarà coinvolgente, e ci auguriamo sia una
anche questo un tassello importante del nostro Made in Italy. Per chiudere, facciamo una domanda per definire il legno, il mondo del legno. Se ti viene, se dovessi pensare a una parola che lo possa definire, così, una parola chiave. Ma tolta la banale risposta vivo, a me quello che colpisce sempre di più è il profumo del legno, è questa capacità costruttiva straordinaria che ci portiamo dalle palafitte ad oggi. Oggi il legno sta trovando una nuova espressività, viene rivalutato, noi lo usiamo spessissimo in architettura sia dalla parte strutturale per grandi luci, ad esempio nel progetto la cupola tutta in lamellare particolare, molto particolare, però in realtà si presta a finiture anche di ogni tipo, quindi è un materiale che io uso moltissimo e molto volentieri. Grazie Luciano. Grazie a voi, arrivederci.